Ciao a tutti, allora sto caricando un video su YouTube, quindi intanto sono tutta collegata col computer e volevo pubblicare questo video appunto in cui vediamo insieme questo calendario dell'avvento della Kinder, appunto che dicevo nel video che sto caricando che vedrete prima di questo, che ho preso alla Lidl a 4,90€, 4,99€ mi pare. È quello lì piccolino, ma presumo che questo sia dell'anno scorso perché l'ho visto in alcuni video del 2018, tra l'altro, però non importa perché quello di quest'anno della Kinder dovrebbe essere quello tipo a forma di casetta, se non sbaglio. Mi provo a mettere più in alto così si dovrebbe riuscire a vedere meglio, forse. Ok, e quindi apriamolo insieme. Chiaramente non ho guardato dietro perché c'è scritto praticamente quello che trovi dentro, ma chiaramente ci saranno cose della Kinder. Presumo, viste le dimensioni, ci siano dei cioccolatini. Adesso lo andiamo a vedere insieme. Visto che stanno, non so, l'anno scorso non ci ho mai fatto caso, sinceramente, ma quest'anno sto vedendo un sacco di video di questi calendari dell'avvento. Di vari tipi di dolcetti, Kinder, delle M&M's, dopo ovviamente anche tutti quelli della Kiko, di Sephora, di qualsiasi cosa immaginabile. Ci dovrebbe essere anche quello di Essence, tra l'altro, però visto che io non li andrò mai a prendere quelli, ho trovato questo, costa poco, ho detto dai, vabbè, ne faccio un anch'io, quindi vediamo cosa troviamo. Andiamo al primo giorno, quindi l'1, e abbiamo un ovetto che non ce la farà mai a prendere, questo ovetto qui, quindi molto natalizio e proprio pasquale. Quindi l'1 l'abbiamo aperto, poi andiamo al 2, che è qui. Spero non ci siano solo gli ovetti. E qui abbiamo un altro ovetto identico. Andiamo al 3. Non c'è 2 senza 3. Ok, qui già è diverso. C'è il cartoncino diverso. È verde, però è sempre l'ovetto. Quindi più che il calendario dell'avvento di Natale, questo mi sembra più di Pasqua. Poi andiamo al numero 4. Questo qua. Nuovo ovetto, niente, quindi presumo che siano tutti ovetti, ovettini così. Vabbè, che schifo non mi fanno, eh. Andiamo al 5, altro ovetto verde, poi il 6, ovetto, il 7, giù. L'8, qua. Che tristezza! Devo anche guardare dentro, dietro, cosa ci fosse, però ho detto dai, vabbè. E siamo all'8, andiamo al 9. Dieci, l'11, ma non avevo dubbio, potevano almeno metterli in qualche colore diverso, sto per farlo un attimo. Poi qui abbiamo il 12, che è più grande il 12, questo qui grosso. Ah! Allora aspetta che cerco di tirarlo fuori, che è complicatino. Abbiamo questo qui, molto carino. Adesso cercherò di non rovinare la carta, che magari questa la uso per l'agenda di dicembre. Lo andrò a decorare con questi. Poi 13,
14. Quindici. Qui. Sedici. Qua. Diciassette. Sembrano mettere dei colori diversi, sono anche i bimbi, voglio dire. Ci rimangono male, ci rimango male io per 30 anni, figuriamoci i bimbi. L'altro verde. Quindi 18, 19, qua, dai, siamo alla fine, 20, il 21, qui, dove si è incastrato, ok, 21, il 22, il 23 e il 24, che è l'ultimo, giusto? Sono 24 giorni, adesso il 24, come vedete, è quello più grosso. Ta-da! Niente, dai, in questi due, questo qui lo metterò sicuramente in agenda nel 25. Adesso lo vado ad aprire bene, onde evitare che ci fosse. Allora, rileggiamo qui. Trovi 11 ovetti verde, 11, tanto sono... Ah, no! Allora, ce ne sono 11 questi qui verde, con copertura di cioccolato finissima al latte e ripieno cremoso al latte e nocciola. Infatti, se vedete, ci sono le noccioline. Mentre 11 di cioccolato finissima al latte e ripieno di cremoso al latte. E invece due di questi, appunto, cioccolatini ricoperti di cioccolato finissimo al latte con ripieno di latte. Non avevo dubbi. E adesso, guarda che carino, diventa un libro. Che carino. Mi dispiace anche romperlo, però comunque sono sicura che non ci sia nient'altro. Ed eccoli qua tutti questi cioccolatini. Vediamo se sono tutti. Allora, 2, 4, 6, 8, 10, quindi 11 cioccolatini blu, che sono quelli appunto al classico cioccolato al latte. E poi 2, 4, 6, 8, 10 e 11 cioccolato al latte e nocciole. E poi questi due cameo, dovrò vedere cameo, la misura, la forma e l'altezza, e con questa decorazione della carta super natalizia, e totalmente questo è il classico cioccolato. Ok, questo è tutto, questo è stato questo, questa apertura di questo calendario, vabbè, che questi, ripeto, non vanno assolutamente a male, anzi. E niente, spero che questo video vi sia piaciuto, molto semplice, e ci vediamo presto in altri video. Ciao ciao!